9 ore di musica ininterrotta con oltre 20 artisti e gruppi italiani che si alternano sul palco insieme agli studenti piemontesi per 20 letture sul tema della resistenza. Torna così in Piazza San Carlo il grande concerto del 25 aprile in occasione della Festa Nazionale della Liberazione. Più di 20 artisti e gruppi italiani sul palco per celebrare la Festa Nazionale della Liberazione. È la quarta edizione del grande concerto del 25 aprile che quest'anno si trasferisce in Piazza San Carlo, cuore delle manifestazioni e dei raduni organizzati a Torino per i 150 anni dell'Unità d'Italia. L'ingresso è gratuito, si comincia alle 15 e si finisce intorno a mezzanotte con il Subsonica. Ad alternarsi accanto agli artisti anche gli studenti piemontesi che leggeranno alcuni brani sulla resistenza e sulla liberazione. Concerto, perché la musica è il mezzo migliore per rivolgersi alle giovani generazioni, le letture degli studenti delle scuole medie superiori, dei condannati a morte, di chi la resistenza l'ha fatta veramente, che poi diventando magari come elevi, autori di assoluto livello, quindi fra un gruppo musicale e l'altro, per non dimenticare, le letture è un momento di riflessione, con grandi nomi, sia locali, a parte la tradizionale apertura della fanfara della Brigata Alpina Taurinense, quest'anno ci sarà anche il Raduno Nazionale degli Alpini, sempre nel 150° anniversario, poi da Niccolò Fabi a Gian Maria Testa, gruppi giovanili, una scuola media di Cumiana e la chiusura con i Subsonica, che insomma naturalmente a Torino, quindi quanto mai coerente. L'iniziativa è promossa dal Consiglio regionale del Piemonte e dalla provincia di Torino con i rispettivi comitati Resistenza e Costituzione, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, la Città di Torino, il Comitato Esperienza Italia 150, il coordinamento delle associazioni della resistenza e della deportazione. Il coordinamento artistico e organizzativo è affidato alla Fondazione per il Libro e la Musica e la Cultura.